È frequente che dopo gli studi universitari i ragazzi rimangano lontani dalle nostre zone, che invece sono esageratamente belle, quindi possono essere rivalutate, riscoperte sia in termini culturali, architettonici, artistici, ma anche in senso naturalistico. Ed è proprio in questa direzione che il progetto di PCTO si è mosso, si è orientato, quindi far capire quali sono le bellezze naturalistiche anche attraverso la visita di luoghi e di musei dedicati e quali invece sono le bellezze architettoniche che devono essere valorizzate affinché si possano tradurre in una risorsa turistica che è in grado di attirare anche persone nel nostro territorio. Abbiamo portato avanti un progetto di PCTO con i ragazzi della terza A e della quinta A del liceo classico dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dal titolo Il sistema museale nel Vallo di Diano e dintorni. Con il quale abbiamo voluto approfondire la storia del territorio e andare a vedere, a ricercare quali sono le particolarità di questo territorio. Il progetto è stato suddiviso in due sezioni, una sezione naturalistica e una sezione archeologica, e siamo partiti soprattutto dalla conoscenza della storia di questo territorio perché siamo convinti che non si possa parlare di tutela, di conservazione dei beni culturali se non si parte dalla conoscenza. Da qui siamo partiti poi a visitare alcuni dei musei del Vallo di Diano e abbiamo chiesto ai ragazzi di porsi con un atteggiamento critico in maniera da analizzare quali fossero gli elementi di criticità nelle esposizioni e gli elementi invece di attrattivi. E bisogna considerare che questi musei devono essere considerati delle risorse del territorio e che devono essere conosciuti soprattutto dai ragazzi che sono coloro che dovranno poi gestire i beni culturali nei prossimi anni. Il messaggio che cerco di trasferire ai ragazzi è appunto quello di indagare il territorio e il patrimonio in generale, prima di tutto partendo dal nostro territorio e fermandoci comunque in Italia, perché io dico sempre noi abbiamo la fortuna di vivere nel paese più bello in cui ognuno vorrebbe vivere e tante volte non ci fermiamo a scoprire o anche a riscoprire le bellezze che ci circondano. Trasferire un messaggio di scoprire con curiosità e con pure e con passione, perché laddove non c'è la curiosità, non c'è la passione, ma anche con la pazienza, perché tante volte noi nei ritmi di vita frettolosi trascuriamo i momenti da dedicare alla scoperta della bellezza. Io dico sempre che sono un pochettino sui generis, perché non ho una tecnica ben definita, osservo tutto ciò che mi circonda, prendo e cerco di rimettere di sottela. I ragazzi è fondamentale che riescano a trasferire con immagini sia dipinte o fotografiche ciò che praticamente li attira in maniera particolare, perché è vero che la parola spiega ma attiva un percorso che poi deve essere elaborato, l'immagine grafica o pittorica dà l'impatto immediato. I ragazzi sono nati qui e la speranza nostra è che restino qui senza correre lontano, perché il progetto nasce così, arte e scienza. La storia è il filo conduttore comune. L'esperienza che è stata fatta in questi mesi è stata veramente significativa, che ho incontrato dei ragazzi straordinari e non lo dico tanto per dire, perché effettivamente ci sono grandi capacità, grande intelligenza, una capacità di leggere anche nel particolare, la capacità di leggere le differenze, le positività e le negatività delle situazioni, e insomma loro sanno produrre. I ragazzi hanno potuto capire come la natura ha condizionato la storia e l'opera dell'uomo rurale in questo ambiente, in questo territorio, e come di conseguenza l'opera dell'uomo rurale, quindi attraverso l'arte, l'artigianato, ha cambiato
grazie alle presenze che erano sul territorio legate alle piante ovviamente, quindi le piante legate all'utilizzo che ne facevano come fibra tessile, come i legni per la salute, il benessere, i pigmenti colorati, le piante tintorie e così via. Prima che essere un progetto sulle tematiche già vi hanno ben spiegato, è sicuramente un progetto sull'identità, quindi non far sì che i nostri ragazzi non perdano l'identità rurale che ormai ci viene riconosciuta da tutti e che può essere il volano per lo sviluppo di questo territorio.